Al credito 2016 si è parlato di mitigazione del rischio. Qual è l'esperienza di NSA con il Fondo Centrale di Garanzia? Beh, NSA ha un'esperienza di diversi anni, oltre una decina d'anni sul Fondo Centrale di Garanzia. Abbiamo seguito per le 15 banche partner con le quali lavoriamo, oltre all'acquisizione di nuova clientela, anche la gestione del Fondo Centrale di Garanzia per mitigare il rischio sulle operazioni che sono state intermediate nostro tramite. Parliamo esclusivamente di piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale. Abbiamo fatto 14.000 operazioni in questi anni e abbiamo seguito per la banca dall'analisi di ammissibilità fino all'eventuale escussione delle pochissime operazioni che purtroppo sono andate in escussione appunto della garanzia. Quindi abbiamo un'esperienza a 360 gradi sull'utilizzo di questo strumento. Nell'ultimo periodo, visto che c'è una crescita molto forte delle domande del fondo di garanzia, le banche ci hanno sempre più chiesto anche un supporto nella gestione operativa del fondo di garanzia stesso e soprattutto un collegamento con i loro uffici legali per seguire e verificare anche banche che avevano già portafogli di operazioni con il fondo di garanzia non intermediate tramite noi, verificare la tenuta di queste garanzie e eventualmente intervenire per sistemare le posizioni che avevano qualche aspetto critico. Quindi ci siamo, nell'ultimo periodo stiamo lavorando molto anche su questi temi. Qual è la vostra opinione sulla riforma del Fondo Centrale di Garanzia? Ma la riforma di cui si è parlato anche oggi, per come è stata presentata, ha degli aspetti sicuramente positivi che andranno incontro a quelle che sono le esigenze delle imprese. Il focus che noi abbiamo posto al Ministero negli incontri di oggi era quello di fare molta attenzione agli aspetti di principale interesse per le imprese, perché il fondo di garanzia in questi anni ha funzionato molto bene. È lo strumento agevolativo, come dicevamo, migliore che c'è in Italia e che c'è stato in Italia negli ultimi 7-8 anni, soprattutto per un elemento: la facilità di accesso alle informazioni, una trasparenza massima nei criteri di accesso e dei tempi di risposta molto efficienti. Qui c'è il gestore Mediocredito Centrale che ha fatto un grande lavoro da questo punto di vista. Oggi è un'agevolazione per cui un'azienda sa che presenta domanda, sa già prima se ha tutti i requisiti per poter accedere e quindi se otterrà la garanzia la ottiene nell'arco di 15-20 giorni. Quindi è in linea con quelle che sono le esigenze che le 100.000 imprese che abbiamo incontrato in questi anni ci chiedono, cioè avere delle risposte in tempi rapidi per poter dar corso ai loro progetti di investimento con dei finanziamenti che siano adeguati alle loro esigenze e senza dover dare troppe garanzie, perché naturalmente il fondo di garanzia ha aiutato anche da questo punto di vista a favorire l'accesso al credito alle imprese e anche alle banche, mitigando appunto il tema dell'incontro di oggi, la mitigazione del rischio, mitigando il rischio degli istituti di credito. Quindi, oltre a proporre nuovi clienti, NSA contribuisce anche a ridurre il livello di rischio delle banche nelle attività di finanziamento alle imprese? Esatto, l'attività di NSA va su due fronti principalmente. Uno è quello dello sviluppo di nuova clientela, per la quale abbiamo appunto incontrato 100.000 imprese negli ultimi anni, selezionate per le banche in accordo con gli uffici crediti, con le direzioni delle banche, per cercare la migliore clientela e quella di maggiore interesse per lo sviluppo dell'istituto di credito e quindi per la crescita del portafoglio di clienti. Parliamo sempre di piccole e medie imprese. Dall'altro lato, alcuni istituti di credito ci hanno chiesto anche sulla loro clientela di dare un supporto come service per la gestione integrale del ciclo del fondo di garanzia e quindi il mix di queste due cose ha fatto sì che siamo riusciti a far finanziare queste 14.000 imprese negli ultimi anni e contiamo di continuare così, insomma, e quindi di crescere ulteriormente negli anni successivi. Nel suo intervento ha anche sottolineato il tasso di default molto basso delle operazioni che avete proposto alle banche. Ecco, sì, una cosa che ha funzionato bene è in linea anche con gli auspici del fondo di garanzia che abbiamo sentito oggi dal responsabile del comitato di gestione, è quello di fare molta attenzione alla scelta delle operazioni di finanziamento che siano sostenibili, sia per le imprese in modo che non siano spropositate, non siano al di fuori della portata di rimborso delle imprese, sia per gli istituti di credito che ovviamente in un periodo in cui la crisi è stata molto forte hanno l'esigenza comunque di fare una grande attenzione nell'erogazione di credito perché
come ci ricorda qualcuno dei nostri colleghi, i soldi delle banche sono poi i soldi dei risparmiatori, quindi la banca deve porre molta attenzione nell'erogare credito. Il fondo di garanzia è stato uno strumento utile, ci ha permesso, con la selezione che abbiamo fatto insieme alle banche, di ridurre il tasso di default delle operazioni presentate e di arrivare a un tasso che è dell'1,9%, che è un tasso al di sotto di tutti gli standard che ci sono a livello nazionale in questo ambito negli ultimi anni. Quindi il sistema ha funzionato, diremmo, alla perfezione. Meglio di così sarebbe stato veramente difficile.